Buongiorno ragazzi, oggi inizio questo vlog direttamente dalla macchina. Siamo in viaggio verso Milano e guardate un po' che il mio chauffeur, chi è venuto con me oggi? Neil! Ah, grande Neil! Sto facendo le reazioni di chi ci segue. Sono attento alla strada, che sennò qua... Sì, guida tranquillo. No, volevo farvi vedere subito Neil per farvi vedere che vi ha ascoltato e si è fatto barba e capelli. Comunque siamo a meno di 100 km da Milano, ragazzi, quindi siamo molto molto vicini. Sto andando principalmente per fare... sto andando principalmente per ritirare l'Invisalign, finalmente, che come sapete era già pronto prima del lockdown, ma poi... Già prima che in realtà ci fosse il lockdown avevo scelto, cioè avevo deciso di non andare perché sentivo al TG queste cose di come il Covid fosse molto, cioè fosse molto presente soprattutto in Lombardia, a Milano, quindi avevo deciso di non andare e poi pochi giorni dopo effettivamente è scattato il lockdown e quindi adesso sono stra felice di andare finalmente a prendere il mio Invisalign. Non vedo l'ora, in tantissimi mi dite non hai bisogno, Nicole, no, fidatevi ragazzi, tutta la parte destra della mia bocca è storta e specialmente i denti sopra, fidatevi, sono tutti, cioè lo so che probabilmente non si vede in videocamera, ma fidatevi, non sono dritti, altrimenti non lo metterei. E quindi sì, sono strafelice, ma soprattutto sono strafelice perché oggi vedrò Chiara finalmente, ragazzi, non ci vediamo da secoli, non so più da quanto tempo, ma visto che siamo ci siamo state talmente vicine l'un l'altra durante il periodo appunto del lockdown, della quarantena, che adesso rivederla non mi sembra vero, perché ci dicevamo chissà quando riusciremo a vederci, sembrava una cosa che non sarebbe arrivata mai. Invece Chiara, hai visto, oggi ci vediamo finalmente, mamma mia, non ci posso credere, non ci posso veramente veramente credere. Penso che, anzi sicuramente Chiara sarà già arrivata a Milano e noi ci vedremo, lei parcheggerà e poi la preleveremo noi con la macchina e poi mi accompagnerà a prendere l'Invisalign e poi andiamo a fare un po' di shopping, a mangiare qualcosa, poi ci raggiunge anche Issima. Tra l'altro sono strafelice, straemozionata di conoscere anche lui e se non sbaglio dovrebbe venire anche Black Geek, Andrea se non sbaglio si chiama, quindi sono molto molto emozionata e contenta. Siamo dovuti andare in macchina, cioè ho dovuto noleggiare la macchina perché non c'erano treni per il ritorno, non so come mai, ma Trieste è completamente isolata per quanto riguarda le frecce e questo non va bene, Trenitalia non va bene, non lo accettiamo, perché fino a Mestre vanno e poi fino a Trieste no? Ok, a parte questo, comunque il panorama penso che non sia niente di particolarmente interessante da vedere, ragazzi. Autostrada, macchine, campi, eccetera. Comunque manca un'oretta giusta e poi siamo arrivati finalmente. Adesso sapete cosa farò? Adesso mi truccherò, ragazzi, perché ovviamente ho portato con me i trucchi, perché se posso dormire mezz'ora in più la mattina e truccarmi in macchina, ovviamente lo faccio. E ho portato il mio beauty case, tutto pelucioso, con i trucchi. Adesso vedo di darmi una sistemata perché sono ancora completamente struccata. Eccomi truccata, ragazzi, sono riuscita a fare un trucco quasi decente in macchina, ho fatto soltanto la base e naturalmente un po' di contouring, blush, illuminante e mascara, ragazzi. Ho usato un mascara di NARS, ho il campioncino ma mi piace un sacco e sto pensando di prendere il full size. Eccolo qua il mascara, ve lo dicevo che è piccolino perché è tipo un campioncino che mi porto in giro perché è piccolo e più pratico per viaggiare. E come si chiama? Si chiama Climax Mascara. Ragazzi, siamo finalmente ce l'abbiamo insieme! Fatta! Ce l'abbiamo Stiamo fatta! Stiamo cercando di arrivare dal dentista affidandoci a Neil. Sì, che però non sta guardando la strada. Assolutamente. Neil, sai dove stiamo andando? Ovvio. Ah, ok. Parliamo tra mezz'ora. Ah, sì, benissimo. Infatti. Ragazzi, ho l'Invisalign, yeah!
E ci ha raggiunti anche Andrea. Sì, trova l'intruso, ciao. E là dietro c'è anche Issi, ma lo vedete, ma non ci caga perché ha il telefono con gente più interessante rispetto a noi. E se n'è andato. Tutti perché io non ci sto. E adesso andiamo al McDonald's. Certo. E siamo al McDonald's, notare. Gli occhiali da sole, vabbè. È una teoria di creeper. Sono gli occhiali, perché tutti e due abbiamo le occhiaie e le borse. Notare anche Neil che si isola. Ma Neil, cioè vabbè. Sta lavorando. Ah sì, questo è tuo? Ok, allora è passato. Per qui. Io c'ho cioè il mio toast. Sì, siamo venuti al McDonald's. No, perché? Ho mangiato ora. Sì, dicono tutti così. Che però è timido dal vivo, ma... Non mi chiedi niente. Beh, no, sono 10 anni che fai video parlando delle mie robe e adesso che mi vede non mi chiede niente. Ma come mai? Oddio, tutto rosso adesso. Non ci fanno entrare? Perché? Ah, però ci l'ha fatta bene, tipo con qualche... Stiamo andando a fare shopping, ragazzi. Crino è impaziente, non ce la fa più ad aspettare. No. Siamo qui da Fendi, stiamo guardando le varie borse, io e Chiara. Però questa la nostra è questa, tipo, anche se sul no, sito non sembra non è questo colore. No, non è questo. Il filtro che ha usato. Questo è rigido. Queste sono le uniche disponibili in realtà. Quella che vogliamo noi non è più disponibile, così ha detto, Perché era una collezione in limited edition. Oh no. No, quella ha detto che non c'è più, vedi quella là. Spero almeno, ragazzi. Secondo me quella di Nicki Minaj. Spero. Niente ragazzi, non abbiamo trovato le borsette che volevamo da Fendi, volevamo prendere quella fucsia, vabbè. Non c'era, è sold out, non solo in Italia ma in tutta Europa. E adesso stiamo andando da Chanel a vedere se io e Chiara troviamo qualcosina. Io ho già tipo due idee di cose che vorrei. Davvero? Sì, sì. Io non ho niente in mente. Ragazzi, ho fatto shopping da Chanel, anche Chiara. Faremo un unboxing assieme, penso. Intanto se ne stanno andando. Grazie che ci aspettate. Problemi da youtuber, ragazzi, che stiamo pensando, ma possiamo filmare oppure no? Perché poi ma chi la coprirà? Via del copyright. Probabilmente pagano uno che la fa. Basta, appena l'inquadro non parlano più. Gli youtuber, in realtà gli youtuber sono tutti timidi, ragazzi. È vero, è la prima cosa che mi ha detto lei. Fatto, ma sì, non sei venuta una cazzo da dormi. Ma ero al telefono. Poi siete andati a mangiare tutti, io bravi, mangiate senza di me. Sì, e tu non mangi, perché ti ho dato l'impatto. È vero, è vero. No, tre. Sì, ma perché no, allora bicarbonato ce l'hai, sì, perché tre patatine a digerire poi un pochino, poi mi sblocco e poi ora si è chiacchierato in diretta, ragazzi. Chiara che prova le scarpe Saint Laurent. Meno male che Nicole me l'ha detto perché non mi ero neanche accorta. Le... sì. Allora c'è Cree, dovete sapere che si è innamorato follemente di chi? Di un edicolante, e praticamente ogni giorno non fa che la passeggiata davanti solo per vederlo. Vai, vai. Guarda che ti ha guardato, Lo amo. Ho visto che ti ha guardato. Perché mi guarda sempre? Ma avrà pensato, non ma questo è tu, prendi l'iniziativa, fai no, qualcosa. No, allora mi hanno detto su Instagram, ma compra dei giornali. Infatti, dai, vai a comprare Donna Moderna, che ne so. Cosmopolita. Quindi salutiamo Cree. Ciao Cree. Non so che guardare. Allora lo faccio anche io. Allora guardate loro con la macchina fotografica e io con il telefono. Neil che si mette la mascherina sugli occhi. Il mio pacchetto. Tieni. Non questo, l'altro. Noi abbiamo i portaborse, io e Chiara, adottare. Ma l'ho male, quindi grazie. Vabbè, hai già avuto quello lì tu. Quindi, ragazzi e ragazze, siamo stati molto bene in questo pomeriggio che è passato troppo super veloce. Bisogna o si organizza qualcosa a modo. Vabbè, ma qualcosina l'abbiamo già organizzata. Puoi almeno tu non spoilerare. Scusatemi, io non lo sapevo. Non mi avete detto niente. A me mi dovete dire perché io dico
tutto. Allora, se qualcosa devo omettere, mi dovete avvisare, ragazzi. Okay, appunto, ora sapere, ti stiamo avvisando. Okay. Prometti. Quindi, lo sapevo, io che non dovevo dire niente. Ciao Cri, posso molestare anche quella fotocamera? Qui stiamo dicendo cose molto, ragazzi, interessanti, ma poi appena accendo la videocamera silenzio. No, ma perché è una cosa interessante in realtà è vedere loro due che discutono. Chi? Noi due? Allora, io ho appena trovato un mio nuovo migliore amico per parlare di donne. Perché girato due donne e girare la mia videocamera, okay. È messa male, ok? Sempre detto GPS? No, perché c'è tipo sempre dritto. Nick si distrae ogni 3 secondi, abbiamo già sbagliato. Due volte abbiamo sbagliato strada. Sai perché parliamo di Tive, quindi siete parte attiva della conversazione. Non diciamo cosa, perché sennò qua mi demonetizzano il video. Però vedi adesso come siete tranquilli a destra. Vedi? Appena accendo la videocamera non dicono più niente. Stiamo attenti alla strada, mica per altro. Se ci perdiamo ancora una volta, veniamo domani. Ma il bello è che Andrea è concepibile perché ha 19 anni. Raga, allora, però Nil che ne ha 37. Stavo parlando. No, vabbè, se no poi lo togli, io dico poi lo taglio. Vai, tranquillo. Sto parlando di andare ad Amsterdam e chi deve dormire con chi, quindi ovvio che poi saltavano fuori cose strane, cioè. Noi eravamo aperte tutto, cioè. Noi siamo aperti a tutto. A tutte, dai, specificamente. Cioè, speriamo dopo che le altre siano aperte a noi, però, perché se no non va bene. Una su mille, dai. E non hanno neanche bevuto, eh. No. Figuratevi. È l'euforia del pomeriggio di shopping. Sono le 7:30 di sera. 7:30. Sì, e non abbiamo neanche fatto aperitivo. No, cioè. Adesso mi fermo, aspetta. Per noi del nord-est andarcene senza fare aperitivo è abbastanza una bestemmia. Andiamo a fare una certo, loro hanno solo 5 ore di macchina, io altre 2, ma perché no? Beh, così ci passa prima, se vogliamo. Apro, tu vuoi bere? Tutti i brilli dopo la guida, posto. Dopo che siamo in giro da ore, tranquillissimi. Sì, per comprare cosa non fare? Vai, non spoilerare gli acquisti. Borse, no, scarpe, no, non spoileriamo gli acquisti, che dobbiamo fare l'unboxing, io e Chiara. Borse, scarpe. Infatti, prestissimo su entrambi i canali, vedrete un video in Sì, collaborazione, lo facciamo come abbiamo fatto per perché a distanza adesso. E il video sarà visibile solamente se vi iscrivete in tutti e due i canali, se no. Vero. Sennò... E tutti i nostri video fino a quello lì devono avere almeno 20.000 like, se no non esce. Sì. Puoi chiedere i like anche qui magari. 20.000, a 20.000 like viaggio di noi quattro assieme in qualche meta. E quello che... Video live anche voglio. Però più di 20, ragazzi. Sì, ma tu le robe che vuoi fare. Se no dobbiamo partire domani. Esatto, se no domani dobbiamo andare tipo in Australia. Tutte e quattro assieme. Sempre dritto? Sì, ma per le robe che GPS, volete GPS. Fare voi dovete andare su un'altra piattaforma, ragazzi. Si chiama sempre Yuma. Adesso la zona da No, che devono andare su un'altra piattaforma a fare quelle robe, si chiama inizia sempre con you. Sono... No, lui ha detto, sono... voi siamo... avete detto noi siamo sociali, cioè ci piace socializzare, no, che problema è? Sei te che pensi le cose strane, mica noi. Dove? Occhio, di là. Io ogni volta che ho visto Chiara ho sempre solo pensato facciamoci dei bei video assieme. Ah, ok. No, scusa. Pensavo che dicevi qualcos'altro, però. Tipo col beep. Che mi si può sentire. Destra. Quella è destra. È uguale, cioè. Io non parlo più. Mamma, se non facciamo un incidente qua, veramente, ragazzi. No, la pula ci ferma. Occhio. È stato di ebbrezza. Senza alcol. Però vabbè, cioè. Beh, ma sai dov'è il caso tuo? Scusa, dove hai lasciato? Ma non è qua, infatti. Ma conosci la zona, cioè. Lo so dove è casa mia, non è qua. Purtroppo devo salutare Chiara. Sì. Siamo arrivati, dobbiamo andare. È durata veramente pochissimo, cioè sembra un attimo fa che 10.000 prendermi. 10.000. Ok, ragazzi. Abbiamo salutato Chiara, abbiamo salutato tutti. Chiara, mi mancherai, non vedo l'ora di rivederti. Comunque un po' di tristezza che stiamo tornando a casa. Scusate se non riesco a pronunciare bene la S e la Z, tipo giuro. Cosa mi hai fatto dire? Non mi ricordo. Comunque la S e la Z, scusate, parlo come paperina, ma appunto ho l'Invisalign. Non l'avevo messo subito, cioè la dentista in realtà voleva lasciarmelo su, e però
ho deciso di toglierlo perché comunque dovevamo andare subito a mangiare. Quando devo mangiare devo toglierlo, quindi non volevo poi con le mani non pulite andare appunto a toglierlo per poi rimetterlo. Quindi ho aspettato di... appunto abbiamo finito di mangiare, poi siamo tornati a mangiare adesso, quindi alla fine abbiamo preso giusto di nuovo un McDonald's, un paio di cosine al McDrive, e adesso l'ho rimesso e lo lascio su così com'è. Non so se riuscite a vederlo, ma c'è. Beh, mi ha spiegato un sacco di cose, vi faccio vedere. Questa è la scatola e questa è tipo la custodia dell'Invisalign. C'è scritto Invisalign e questa è la custodia e questo è il pouch dove vado poi a mettere l'Invisalign quando non lo uso. Qui ci sono i cristalli per pulirlo. Molto bello il packaging, devo dire, molto figo, molto fancy. E poi mi hanno già dato tutte le varie mascherine che devo cambiare fino a settembre, quando tornerò ad un altro, per un altro controllo. Quindi tantissime mascherine. Poi mi hanno dato anche lo spazzolino per lavare l'Invisalign, mi ha spiegato come fare, e qui mi ha dato anche queste che vanno sempre bene per pulire l'Invisalign. Mi chiedete dove vado per l'Invisalign, ragazzi, e lo studio è questo, vi faccio vedere. È Studio Zanirato, appunto, in centro a Milano, e se volete potete trovarli anche sul sito. Ho visto le foto dei prima e dopo dei loro pazienti con l'Invisalign e ragazzi, bellissimo, cioè i before and after sono incredibili davvero con l'Invisalign. Io sono strafelice e sono molto molto contenta finalmente di iniziare a portarlo oggi, quindi vedremo come saranno gli sviluppi. Dovrei metterci meno di un anno in totale, non mi ha detto esattamente quanto, comunque l'ho detto un anno, mi ha detto no di meno, quindi top direi. Sono tornata, gattoni! Sono tornata, gattoni! Amore mio, vasellino duro bianco, sei tutto bianco, e la gatta, ciao! Ciao, sì, annusami tu sempre, mi devi annusare prima, che non si sa mai, metti che non sono davvero io, metti che è un altro odore, metti che non è davvero Nicole, Amore mio! Cos'è? Canti tu? Le urla di Garou Rember! Sì, benissimo, amore, i bacini. Wow ragazzi, è stata veramente una giornata pazzesca oggi, ma sono contenta di essere tornata dai gattoni. Ho la sensazione di parlare, vabbè, il mio trucco ormai sarà completamente rovinato, scusatemi, il rossetto se ne sarà andato, ma ragazzi è luna di notte, quindi... Ho capito amore mio. Ma sì, tu sei stato solo tutto il giorno con la gatta. Tutto il giorno, mammina, ti ha abbandonato. Lo so, ciao Stellina. Che chiacchierone che sei. Sembra di parlare strano per l'Invisalign. Fatemi sapere se si sente o no. Secondo me sì, la S. Veramente strana la S, ma mi hanno assicurato che questa cosa passerà. Che poi mi abituerò e la S sarà normale. Lo spero. Comunque, mia family, è veramente tardi, ma io mi metterò adesso a montare questo video, così voi potete vederlo domani alle 17:30. Gatto Deborah vuole chiacchierare con voi. E quindi bisogna farlo chiacchierare. Sì, e poi? E cosa hai fatto poi? Davvero? E la gatta cosa ti ha detto? No! Così ti ha detto la gatta? Ma povero Garou Rember! Ma povero amore mio! No! Pure! Ma non si fa! Ma non si fa! Cosa c'è? Gatta Stellina, cosa fai? Gatta Stellina? Gatta Stellina scoiattolina? Ma guardatela! Con questa pancia! Sei bellissima! Sì, Denver, anche tu! Anche tu sei bellissimo! Sì! Tutto bianco lui! Un po' arancione!
un poco arancione. Mio gattino duro bianco. Mamma mia, quanti peli perdi, gatto Denver, quanti peli! E niente, mia family, mi sa che io vi saluto qui. Adesso mi metterò a punto il montaggio di questo video. Finirò parecchio tardi, quindi è meglio che cominci subito. Ma voglio veramente dirvi che sono strafelice di aver rivisto Chiara. Sono stracontenta di aver conosciuto Criissima, finalmente, non ci posso credere. E non me l'aspettavo così timido. È molto dolce lui, mi piace tanto. Peccato che non abbiamo avuto tanto tempo. E Andrea, anche tu, sono strafelice di averti incontrato. Andrea è un grande, quindi sono strafelice di avervi visto, ragazzi, di essere stata con loro. Non so se parlare a loro o a voi che mi seguite un po'. E sono strafelice della giornata che ho passato, bellissima. E sono contenta che sia venuto anche Neil. Quindi è stato veramente, veramente una giornata bellissima. E abbiamo fatto un bel po' di shopping, come avete potuto vedere. Come avete potuto vedere qui. Ta-dan, ta-dan, ta-dan. Ma vedrete tutto in un unboxing molto presto. Quindi, bacio grande. Io vi abbraccio anche forte, venite qua. Abbraccio fortissim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 o. E noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Mi raccomando, sempre puntuali 17:30. Ciao.